La corsa alle acque sicure del campionato di eccellenza passa dal Colangelo di Penne. Iodice ritrova Serti dopo la squalifica e si affida a Cellucci e Guerra per dare continuità al successo di Montesilvano. La formazione di mister Di Camillo, dopo lo scoppiettante 4-3 sull'Angolana, deve rinunciare agli squalificati Chiacchiaretta e Palena. In porta va il 2003 Cipriani. Fischia Marchetti dell'Aquila. Pronti via e strepitoso colpo di reni di D'Amico sull'inzuccata ravvicinata di Ricci. Cross avvolgente per Petrarulo che di testa non inquadra lo specchio della porta. Risposta pennese da una respinta difensiva, Viegas conclude, Cipriani si rifugia in angolo. Alla mezz'ora si sblocca il punteggio, Cutilli lascia sul posto Zanetti e lascia partire un raso terra potente e preciso che batte Cipriani. 1-0 segna ancora il 2004 dopo il sigillo di Montesilvano. Spinge sull'acceleratore la squadra di Iodice, triangolazione perfetta che manda il tiro Cellucci, conclusione a lato, da ottima posizione. Si dispera il numero 9, nel momento di maggior controllo lo spoltore pareggia l'incontro. Punizione di Belli, sponda di Petrarulo e Selva Allegra appoggia comodamente il pallone dell'1-1. Nella ripresa, cross insidioso del solito Cutilli, Cipriani e compagni liberano dopo qualche problema. Entra Cacciatore che prova subito a lasciare il segno, Cipriani blocca. Cambia tutto quando Silvestri va giù in aria, per Marchetti ci sono gli estremi per concedere la massima punizione e ammonire Di Camillo. Dal dischetto Cacciatore spiazza Cipriani e riporta nuovamente in vantaggio i biancorossi. Reazione azzulgrana con il mancino a giro di Colecchia che pizzica la traversa. Azione estemporanea perché il Penne cala al tris. Dialogo nello stretto tra Cutilli e Cellucci, giocata da applausi del 9. Silvestri fa impazzire il Colangelo, regalandosi la gioia personale. C'è gloria anche per Cristian D'Amico che respinge prontamente un bolide velenoso di Planamente. Azione strepitosa di Belli che salta con un sombrero il difensore pennese ma pecca di precisione. Finisce 3-1 al Colangelo, il Penne ottiene il terzo successo consecutivo, primo KO da allenatore per Di Camillo. Mister Iodice, un successo preziosissimo, sia perché è la prima delle due partite casalinghe ed è soprattutto importante per avvicinarvi ancora di più a quello che è l'obiettivo salvezza. Sì, è importante per la classifica perché chiaramente lo sappiamo il nostro percorso, ogni domenica è sempre lo stesso, quindi per noi ogni domenica è una finale, quindi la squadra ha fatto bene, quindi abbiamo, secondo me abbiamo meritato anche la vittoria giocando un buon calcio contro una buona squadra. Però è chiaro che per noi, ripeto, è sempre ogni partita è sempre una sofferenza perché comunque ancora la classifica è quella che è, quindi dobbiamo stare a pensare già domenica prossima. E quindi va bene, oggi festeggiamo, però già da domani, anzi, io già sto con la testa a cupello, quindi va bene così, però dobbiamo continuare. Quanto è difficile tenere in panchina un'istituzione come Cacciatore? È difficile, però siamo una rosa di 22 giocatori, quindi Cristian viene da un infortunio di un mese e mezzo e lo dobbiamo recuperare al 100%. Mister Di Camillo, un approccio alla partita positivo, un primo tempo buono giocato dai vostri ragazzi, anche dai tuoi, anche da te perché sei sceso in campo, però poi nella ripresa gli episodi hanno fatto la differenza. Sì, hai detto bene, primo tempo forse i ritmi sono stati un po' bassi perché tutte e due le squadre avevano paura di non dare vantaggio nel prendere un gol da subito, però dopo il gol preso abbiamo rischiato di prendere il 2-0, siamo stati bravi nel pareggiare da palla inattiva a fine primo tempo. Poi il secondo tempo credo che era una partita equilibrata dove entrambe la potevamo vincere, decisa come detto appena tu da episodi, dal rigore loro, traversa nostra che poteva darci il 2-2 e partita chiusa sul 3-1.